So, ma che stai facendo? Assaggio fruttosio. Questo serve per fare l'esperimento. Ciao a tutti, sei lui? E lei è Sofì. E oggi siamo in un nuovo esperimento pazzo. Questo fruttosio mi ha proprio gasato. Oggi andremo a fare un esperimento strafighissimo. Avete presente quando nei film d'azione si rompono vetri o qualcuno si lancia dalla finestra e sfonda il vetro, oppure si schianta su una vetrata e esplode tutto il vetro in frantumi? Ecco, vi svelo un segreto. Quello in realtà non è vetro, ma è vetro di zucchero. Non fraintendetelo, questo non vuol dire che il vetro di zucchero non faccia male. Quindi adesso voi infiondate il vetro di zucchero. Non si fa, perché fa lo stesso male. Quindi oggi scopriremo come si realizza questo vetro commestibile super dolce. Non aggiungiamo altro e iniziamo. Gli ingredienti per farlo sono veramente pochissimi, infatti vi basterà del fruttosio, che sarebbe come lo zucchero, solo che si scioglie a temperature più basse, quindi più facile da utilizzare, la carta da forno e, se volete, anche del colorante per alimenti. Noi oggi utilizzeremo il verde. Cosa importantissima, questo esperimento i più piccoli non lo possono fare da soli, perché c'è da utilizzare i fornelli, quindi vi potete bruciare. Fatevi aiutare da qualcuno più grande, mi raccomando. Per prima cosa andiamo a prendere il nostro zucchero e lo versiamo in un piccolo pentolino. Lo mettiamo a riscaldare a fiamma lenta fin quando il nostro zucchero non si sarà completamente sciolto. Per quanto riguarda le quantità, non abbiamo delle idee veramente molto chiare. Cioè, nel senso, dipende da quanto vetro volete realizzare. Aiutandoci con un mestolo, mettiamo lo zucchero all'interno di questo pentolino. Basta, basta! Ma già questo è troppissimo. Davvero? Sei. Mettiamo a fiamma lenta e cominciamo a mescolare. Sofì, che cosa stai guardando? Se la fiamma è veramente lenta. Ma secondo me non si scioglie, secondo me si tosta. Si lo tosta. Zucchero tostato. No, scherzo. Ma voi sapete una cosa? Se si fa la stessa identica cosa che sto facendo io, però con lo zucchero normale e non col fruttosio, indovinate cosa viene? Lui lo sai? Il caramello. Bravo. Grazie. E se si fa coi capelli? Viene uno schiaffo. Ah. Te lo assicuro. Ah, ok. Guarda che già si sta cominciando a sciogliere. Sì, sì. Ne metto un altro po', così ne facciamo tantissimo. Tanto vetro, potremo costruire una finestra. Lui, a questo punto devi aggiungere il colorante. Ah, sì. Mescola, mescola, mescola. Wow, che schifezza. Zucchero verde. A questo punto dovete sempre mescolare, mescolare, fin quando non spuntano le bollicine. No, ma cos'è? Questa cosa fosforescente. Ecco, Sofì in realtà è una strega e sta facendo una miscuglio di verde fluo. Questa qua è tutta l'erbetta con i grilli e le zampe di rana. Non è vero, è zucchero. Ecco che stanno spuntando le prime bollicine, Sofì. Sì, il mio zucchero bolle. Che poi sono due parole bellissime messe insieme, zucchero e bolle. Basta, basta, stacca, stacca. Stacca tutto. E adesso fai fare ai grandi, ci penso io qui. Ok. È caldo. Allora, arrivo. Dobbiamo versare. Ma che sta succedendo? Oh. Versa. Ragazzi, che sta succedendo? Non lo so, lui. Versate sulla carta forno. Che odore di zucchero filato. Non lo toccate perché è caldissimo per ora. Bisogna farlo raffreddare così. Sai farlo a forma di cuore? Ci posso provare. Grazie. Questo è un cuore? No. Voglio provare. Sofì, che stai facendo? Cosa tocchi? Voglio provare a fare un cuore. Ma che cuore è questo? Vabbè, tu non sei romantico. È anche concentrata nel farlo. Che ti pareva? Wow, lui è fantastica! Insomma, che stai facendo? Oh, ho lasciato un'impronta. Aspetta, lo sistemo. No, sto peggiorando la situazione. Basta, non toccare, vai via. Lo tocco, scusa,
Una volta che si è raffreddato, e potete vedere se è freddo facendo così, mettete una mano sotto e se sentite che lo riuscite a toccare e non è troppo caldo, vuol dire che va bene. Potete o lasciarlo raffreddare fin quando non diventa duro duro e diventa proprio come il vetro, incredibile, oppure prenderlo quando è ancora un po' caldo, modellarlo e poi lasciare raffreddare e diventa duro. Se lo volete far raffreddare prima, lo potete mettere nel frigo, quindi venite con me. Ehi, Coco. Guardate che già adesso che è più freddo si stacca meglio dalla carta. Cioè, ragazzi, io non so come spiegarvi, è vetro, sentite il rumore? State attenti perché vi potete anche tagliare. Si piega un pochino. No, non lo piegare perché si spezza. Luigi, è rotto il vetro. E si è rotto proprio come il vetro. Attento, sei appuntito. Ma è proprio fantastico. Adesso faccio un bicchiere, così poi appena si asciugherà sarà il mio bicchiere personale. Bicchiere fantastico. Questa parte la giro così non c'ho. È un bicchiere a forma di rosa, ragazzi, guardate, questa è una rosa. Scusate, ma se nel mio bicchiere metto l'acqua, diventa acqua zuccherata? Prova. Sofì, sta cadendo tutta l'acqua di fuori. Però è acqua zuccherata. Il video di oggi si conclude qua. Salutiamo due di voi che ci hanno scritto un commento su Instagram. Salutiamo Nelly, Matteso e World Flies. Ciao, ciao a voi, bacione. A tutti.